Ciao, fra pochi giorni saremo al Boca Barranca per questa edizione 2019 del Freelance Camp. Sarà un'edizione molto ricca, anche un po' diversa da quelle degli anni scorsi. Avremo una prima giornata il giovedì 23 dedicata alla formazione. L'abbiamo intitolata Diventare Freelance Migliori. Ci saranno Francesca Marano che ci spiega come funziona il giro dei soldi. Francesca adesso è Community Manager di SiteGround, uno dei nostri sponsor, ma è stata freelance, è stata solopreneur ed è soprattutto l'autrice di un ebook sul business plan che tutti dovreste leggere. Io l'ho fatto ed è veramente molto utile, ve lo consiglio. Poi ci sarà Michela Calculi con una lezione su Fisco for Dummies, i concetti basilari che tutti noi dobbiamo sapere se vogliamo lavorare per conto nostro, ma anche se lavoriamo come dipendenti, voglio dire, fa sempre bene sapere come funzionano tasse e contributi e quali sono le opzioni a nostra disposizione. Luigi Centenaro ci farà fare un bel workshop, bello tosto, su Canvas per creare, impostare e migliorare il nostro profilo di LinkedIn, e quindi assolutamente consigliato. Ho già tutti i canvas per farvi lavorare con i post-it e i pennarelli, ci divertiremo anche molto. Nel pomeriggio Marco Brambilla farà una lezione su stime preventivi, non sarà solamente utile ma anche divertente, come tutti gli interventi di Marco. E poi ci sarà Monica Spinazzola per parlarci di metodi e strumenti per l'organizzazione. E ci sarà infine Daniela Montieri dell'Associazione Italiana Copywriter per tornare a parlare di branding, questa volta con un focus sul nome e sul payoff. Quindi una giornata di formazione che non verrà trasmessa in streaming, quindi se volete venire a imparare, l'unico modo per l'appunto è venire. Ci sono ancora alcuni biglietti per iscriversi e nel gruppo Facebook del Freelance Camp c'è anche qualche persona, pochi per la verità, che proprio all'ultimo momento non riescono a venire e quindi cedono il loro pass. Invece, venerdì 24 e sabato 25 ci sarà il barcamp vero e proprio. Una giornata e mezzo dentro al Boca, l'abbiamo anticipata di un giorno, sia per lasciarvi il tempo di tornare a votare, visto che domenica ci sono le europee, sia perché nel fine settimana, se il tempo come pare volge al bello, arriveranno un sacco di bagnanti e quindi il Boca sarà abbastanza incasinato. Invece noi il venerdì avremo lo stabilimento balneare tutto per noi. Ci saranno tanti talk molto interessanti, come sempre, e soprattutto ci saranno dei momenti dedicati espressamente al networking. A metà di ogni sessione di lavoro, la mattina e il pomeriggio, ci prenderemo una pausa dai talk e ci saranno dei corner fatti apposta per conoscersi e incontrarsi in base agli interessi, in base a quello che facciamo. Ci sarà il corner dei creativi e dei produttori di contenuti, ci sarà quello dedicato a sviluppatori, nerd e sistemisti, quello per coach, consulenti e insomma, persone che ci aiutano a organizzarci, a dare un senso, una direzione alla nostra vita. E ci sarà anche un corner dove un'agenzia farà colloqui ai freelance. Quindi, se volete proporvi, se volete incontrare qualcuno che vi può offrire dei progetti, o semplicemente se siete preoccupati perché è la prima volta che venite a un freelance camp e avete un pochino paura di non riuscire a conoscere nessuno, toglietevi tutte le preoccupazioni, veramente questa edizione è proprio fatta apposta per aiutare le persone a scambiarsi esperienze, a conoscersi meglio, a fare rete. Il venerdì sera ceneremo tutti insieme, anche qui il Boca è tutto dedicato a noi, quindi sarà una serata di chiacchiere, di cazzeggio, di affetti, come sempre molto calda, molto intensa. Il 24 e il 25, per chi proprio non riesce a venire, ci sarà lo streaming, come sempre. Ci sono quelli di Vudio che vengono e ci danno una mano, sia per trasmettere in diretta tutte le sessioni di lavoro, sia per confezionare i video che poi dal giorno dopo saranno sul nostro sito e nel nostro canale YouTube. Che dire, ci saluteremo, chiuderemo i lavori all'ora di pranzo del sabato con una tavola rotonda in cui metteremo a confronto le esperienze dei freelance freschissimi e dei lavoratori indipendenti di lunga data e pranzeremo insieme, poi chi vuole si ferma con noi nel pomeriggio per continuare le chiacchiere o magari per prendersi un po' di sole in spiaggia o girare per Ravenna e dintorni e con tutti gli altri ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima edizione. Io non vedo l'ora di vedervi, abbiamo quasi tutto pronto, le bag, i pass, i braccialetti, tutto quanto fa spettacolo. A prestissimo, ciao!